Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Laboratorio di talenti. Salve a tutti amici ascoltatori, qui sono sempre Elena e Mattia che vi parlano e vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento. Quest'oggi avremo un ospite speciale e ce lo andrà a presentare Elena. Oggi abbiamo qui con noi il professor Giovanni Carlotti, professore di fisica all'Università di Perugia, nonché ex studente e docente del Casimiri. Allora inizierei subito con il chiederti come la tua carriera scolastica ha inciso sul tuo percorso, ma più che altro sulla scelta di fare fisica. Sì, beh, in effetti la mia vocazione da fisico è nata proprio tra i banchi del liceo. Devo dire, forse non tanto per proprio l'insegnamento di fisica così come l'ho ricevuto al liceo, però in generale, diciamo, l'interesse verso il metodo scientifico e quindi iscrivermi a un corso di laurea scientifico, quello ce l'avevo proprio chiaro, anche se non fisica esattamente. Dopo la fisica è nata in quel periodo tra la fine del liceo e l'inizio dell'università, anche parlando con amici. Quindi non c'è una vera e propria figura di riferimento che l'ha spinta verso questa strada? Non so, un professore all'università oppure al liceo? No, ecco, devo dire che al liceo non ci ho avuto professori, mentori in questo senso. Forse un mio amico, che adesso lavora nel mio dipartimento, che è Luca Gammetoni, che alcuni conoscono qui a Gualdo, forse è stata la persona che aveva 2 anni più di me che potrebbe avermi un po' influenzato, e penso che io a mia volta ho anche influenzato poi persone più giovani, altri gualdesi che anche adesso lavorano anche loro lì. Siamo in 4 gualdesi a lavorare nello stesso dipartimento dell'università, quindi c'è una piccola colonia gualdese e magari ci siamo anche un po' influenzati a vicenda. Esatto, infatti so anche che insomma vi chiamano la piccola Gualdo alla facoltà. Esatto. Perché è quasi strano che in un corridoio in 3 stanze siamo 4 gualdesi, no? Quindi quando c'è qualche succede qualcosa a Gualdo, il corridoio si anima perché noi ne parliamo. Beh, parlando di stanze all'Università di Perugia, nella facoltà di fisica, parliamo di Bernardo Dessau, che da poco qua al Teatro Don Bosco c'è stato uno spettacolo appunto sulla vita di questo grande fisico, magari non molto conosciuto. Se ce ne vuole parlare e se ci saranno altri eventi riguardanti questo fisico. Sì, quella è nata l'estate scorsa. Noi abbiamo lavorato un po' a rimettere in fila la storia, no, della fisica a Perugia. Quindi abbiamo riscoperto alcuni strumenti antichi rimessi, diciamo, in delle teche, come un piccolo museo. Poi abbiamo fatto una piccola ricerca anche sui professori importanti della storia e è emersa questa figura di Bernardo Dessau, che, come si è visto nello spettacolo che abbiamo portato anche qui per la giornata della memoria, è una figura ricchissima, perché c'è stato tanto all'università dal 1904 fino al 49, e poi in quel periodo sono successe tante cose gravi, tipo le guerre mondiali, certo, il fascismo, le persecuzioni razziali. E lui ha attraversato tutte queste vicende. Quindi, oltre ad essere stato un grande scienziato, lì un po' sfavorito dal fatto che ci aveva vicino persone anche più famose di lui, appunto, sì, come dicevi, per cui lui è rimasto un po' in ombra, però è stata anche una persona che, per esempio, per il fatto di essere ebreo, ha subito tante vicissitudini e peripezie, e ne è uscito comunque con una purezza e una nobiltà d'animo, e anche quindi con una dirittura morale che, visti anche così da lontano, fanno effetto, diciamo. Adesso lo porteremo anche in altre città, in altre scuole. Guarda, io stamattina sono stato dal magnifico rettore dell'Università di Perugia che, avendo visto questo spettacolo la settimana scorsa, ci ha proprio chiamato a me, all'attore e alla regista per dire come possiamo fare per valorizzarlo in futuro sia a Perugia che altrove. Beh, veramente emozionante è stato lo spettacolo e anche tutto il resto. Ma un'altra figura interessante di questa storia è la moglie del professor Dessau, se ce ne vuole parlare di questa figura, che anche lei è una vera e propria artista. Infatti quella di Dessau è una storia fin troppo ricca, proprio perché oltre a tutta la storia, tutta la fisica, c'è anche l'aspetto familiare, perché loro erano una famiglia di tradizione ebraica, tutti e due, sia lui che la moglie, figli di rabbini. Quindi hanno impostato una vita familiare molto tradizionalista, tra virgolette, secondo i canoni dell'epoca, ma lei ha saputo interpretare un ruolo anche molto moderno e molto femminista, tra virgolette. Per esempio, lei era un'artista, una pittrice, una xilografa, ed è stata la prima donna a frequentare l'Accademia di Belle Arti in Germania, a Berlino. È stata la prima a frequentare l'Accademia di Belle Arti a Bologna,
E poi dopo, quando è venuta a vivere a Perugia, ha fatto anche spesso mostre, esposizioni, quindi pur essendo molto più giovane del marito e di formazione molto diversa da un fisico, però ha avuto il suo spazio, no? Purtroppo la fine è super triste, perché lei, a causa appunto delle persecuzioni razziali e del periodo di nascondimento che ha subito, praticamente è uscita poi depressa e un po' malata, diciamo, nella mente, per cui coi canoni dell'epoca, invece forse di ricevere le cure a cui avrebbe avuto diritto, l'hanno praticamente ricoverata per oltre 20 anni, e alla fine è morta un po' sola e abbandonata. Bene, veramente una storia intensa, e quindi invitiamo tutti gli ascoltatori, se ci sarà l'opportunità, di andare a vedere questo bellissimo spettacolo. Ma ora, per concludere, ci dia un consiglio per intraprendere la strada che ha fatto lei. Sì, beh, è chiaro, ognuno di noi che fa un lavoro magari è innamorato di quel settore, quindi secondo me la fisica, ma accanto alla fisica ci metterei tutte le scienze cosiddette dure, no? Dalla matematica, alla chimica, diciamo, forse anche le scienze tipo scienze geologiche, scienze biologiche, cioè sono settori, tutti dicono in questo periodo storico, che tra l'altro offrono possibilità di lavoro abbastanza immediate, anche nel settore della ricerca, perché comunque l'Italia sta aumentando la spesa e le iniziative nel campo della ricerca, quindi se uno è veramente, diciamo, bravo un po' nelle discipline scientifiche, perché non bisogna neanche essere illusi, certo. Se una matematica è stato sempre con rendimento insufficiente, probabilmente non è la strada sua, però uno che nelle discipline scientifiche, diciamo, ha risultati perlomeno discreti o buoni e c'ha un interesse per il mondo della scienza, il metodo scientifico, di sicuro in questo momento in Italia iscriversi a uno di questi corsi, a cominciare dalla fisica, può essere la scelta giusta. Poi uno deciderà, quando avrà finito, se gli interessa lavorare nel mondo della ricerca, oppure magari anche fare l'insegnante nella scuola superiore o andare a lavorare in un'impresa privata. Sappiamo anche che tu, Giovanni, sei il presidente dell'associazione Educare alla Vita Buona di Gualdo Tadino. Non sono presidente, se no Balloni si arrabbia, però sono un collaboratore. Scusami, tra i principali. Un sì. Forte collaboratore. Giusto. Brava. Comunque, sì. I progetti futuri che avete in serbo per la nostra Gualdo? Sì, appunto, questa è un'associazione che è nata per ridare vita ai locali dell'ex Opera Salesiana, a partire dal cinema, dal teatro, i campetti, eccetera. Allora, progetti ce ne sono in campo. Uno è questo progetto Meet, dove è coinvolto anche il vostro istituto, l'Istituto Casimiri. Bene. Per fare insieme questo tipo di attività, un po' culturali, ma anche artistiche e anche digitali. Quindi adesso, nei prossimi mesi, diventeranno operativi proprio qui di fronte, in via Don Bosco, sopra Mapasa, per chiarirci, dei laboratori, diciamo, sia di tipo digitale, Fab Lab, videomaking e così, ma anche artistico di pittura, fotografia, eccetera. E quindi faremo attività insieme alle scuole, compresa la vostra. E poi partirà invece da aprile un progetto ancora più ampio che si chiama P3, dove collaboreranno anche le scuole della parte di Sigillo Fossato, eccetera, e Nocera Valtopina, per cui in qualche modo faremo sempre progetti di tipo così formativo, educativo, ma addirittura estesi non solo a Gualdo Tadino, ma a tutta la nostra piccola fascia appenninica, come oggi in queste giornate ambientali è l'unica parte dell'Umbria dove nevica, per esempio, perché siamo addossati alla montagna. Perfetto, noi ti ringraziamo molto per la tua collaborazione e per i tuoi preziosissimi consigli. Ringrazio anche il mio collega Mattia. Bene, ringrazio tutti per l'attenzione e vi do l'appuntamento al prossimo appuntamento, che possiamo dirvelo sarà con l'imprenditore Matteo Minelli. Quindi ci sentiamo presto. Ciao a tutti.